Preoccupa la situazione dopo l'aumento dei casi di Covid nella Marsica, registrati nelle ultime 48 ore, con 114 nuovi positivi. Oggi nuovi test antigenici nella palestra dello Stadio dei Pini. È una situazione per il momento sotto controllo, è una situazione che vede un aumento dei casi, ma soprattutto vede un costante monitoraggio da parte del Dipartimento di Prevenzione. È stato inaugurato all'ospedale di Avezzano un reparto con 6 posti letto di terapia subintensiva, attivato nell'ambito delle misure anti-Covid del nosocomio marsicano. Il blocco tenuto a battesimo oggi fa parte di un progetto più ampio di contrasto al Covid, che prevede l'attivazione del nuovo pre-triage del pronto soccorso e di un reparto di rianimazione. Io colgo l'occasione anche in questa inaugurazione di questi 6 posti letto di terapia subintensiva per richiamare ancora una volta l'alto senso di responsabilità di tutti quanti, perché questa guerra che stiamo combattendo, le strutture sono importanti, ma sono molto più importanti anche i comportamenti e l'alto senso di responsabilità di tutti quanti, che ci possono solo che aiutare in questa situazione. C'è stato sicuramente un aumento di contagi in questi giorni. E oggi faremo un'altra giornata di screening molto importante, dedicata prevalentemente agli studenti che dovrebbero tornare a scuola domani, ma comunque aperta alla popolazione, che fa seguito a un altro screening che è stato effettuato la scorsa settimana, 2 giorni. E al termine di questa giornata di screening faremo le nostre valutazioni, perché nella precedente giornata ci sono stati ben 29 positivi. La situazione è abbastanza preoccupante, non voglio usare una parola troppo allarmante, però è da monitorare in maniera stretta. I numeri in Marsica non sono buoni per niente, e quindi ci dobbiamo aspettare delle nuove misure drastiche da parte del governo regionale, ma l'appello che voglio fare è soprattutto in questi giorni di rispettare le regole e soprattutto di volersi bene. Volersi bene vuol dire non fare i furbi, non serve, non ci sono furbi qui. Questa è una guerra che o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme.